Tra i committenti del pittore francese Claude Lorrain spiccano ben tre papi, numerosi cardinali, re Filippo IV di Spagna e aristocratici come il principe Lorenzo Onofrio Colonna, che commissionò paesaggio con Ascanio che uccide il cervo di Silvia. Un soggetto legato alla famiglia romana dei Colonna che credeva di discendere da Ascanio. Figlio di Enea, nella mitologia romana, da Ascanio discenderanno Romolo e Remo. L'episodio qui raffigurato si basa sul poema epico virgiliano dell'Eneide e rappresenta, quasi si trattasse di un sogno, Ascanio mentre colpisce il cervo preferito di Silvia, figlia del pastore di un re locale. L'incidente fa scoppiare una guerra che porta Enea a conquistare i territori che diverranno il fulcro dell'impero romano. Come in questo caso, alla pittura di paesaggio erano spesso attribuiti un valore morale e una rispettabilità intellettuale. Molti riferimenti che confermano come il genere fosse lo strumento per la trasmissione di concetti e non soltanto un'elegante decorazione. Questa è sicuramente un'opera che conferma i metodi e i principi pittorici di Lorrain. Nelle sue composizioni, l'armonia e l'equilibrio sono sempre le protagoniste, anche se in una fase più matura l'artista diventerà più etereo e irreale. Il pittore usava motivi molto simili nei suoi dipinti, variando finemente il modo di combinarli per ricreare nelle sue composizioni armonie sempre diverse. Tra i motivi più usati ci sono gli alberi che si collocano a un lato del dipinto, occupando quasi l'intera altezza e formando sagome che si stagliano nel cielo. Gli edifici sono il prodotto dell'immaginazione del pittore, come le rovine romane presenti qui, che sono liberamente riprese da quelle che l'artista ammirò nei suoi viaggi in Italia. Spesso inoltre compare uno specchio d'acqua, a volte animato da increspature che riflettono la luce. Infine, nei dipinti di Claude Lorrain non possono mancare le piccole figure che in questo caso raccontano una storia della mitologia. Nonostante la bellezza magica di questo dipinto, sappiamo che ci trasmette anche un cattivo presagio. Claude raramente dipinge drammi esteriori, ma sa bene che l'ordine del suo mondo poetico può essere distrutto dall'agire umano. La luce nel cielo minaccia un temporale e si può immaginare che il vento muova impetuoso gli alberi. Lorrain era amico di Nicolas Poussin, altro grande pittore francese di paesaggi ideali, e nonostante gli stili differenti, i due condividevano uno stesso senso di dignità e di armonia. Claude era più attento alla luce e alla creazione di una determinata atmosfera. Entrambi furono fonte di ispirazione per gli esponenti del paesaggio ideale fino al XIX secolo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!